Sì, Mercedes-Benz con SLK ha inventato un segmento nel 96, il segmento delle roadster col tetto rigido ripiegabile elettricamente, rinnovando nel 2004, inserendo la sciarpa d'aria calda, l'air scarf. Oggi andiamo a introdurre il tetto ripiegabile elettricamente panorama, quindi con la semplice pressione di un pulsante completamente trasparente. Vettura completamente rinnovata nel telaio, nel design riprende da SLS, la Gran Turismo firmata MG, la calandra anteriore, il cofano lungo, ma anche la posizione di guida arretrata, una distribuzione dei pesi da vera sportiva, nuovi motori da 184 cavalli a 306 cavalli con consumi ridotti fino al 20% senza pregiudicare in alcun modo le prestazioni, grazie anche a uno sterzo diretto assistito elettricamente, quindi una risposta pronta a qualunque tipo di guida, e un cambio 7 marce automatico, oggi disponibile anche sui 4 cilindri. Un posizionamento particolarmente interessante anche per il prezzo, dal 2 aprile in concessionaria a 39.900 euro full option. Cosa significa? Con i fari full LED anteriori e posteriori, addirittura i cerchi da 17, il climatizzatore bizona, quindi una vettura veramente completa, sportiva e sicura come ogni Mercedes ad un prezzo interessante. Dal design si presenta come una vettura particolarmente anche maschile, se vogliamo, ma sicuramente sportiva. Cosa significa? La sportività abbinata ad un posizionamento di prezzo così interessante, a nostro avviso, ci aiuterà ad avvicinare una clientela nuova per Mercedes, ma una clientela proprio nuova anche per SLK. Questo sarà anche uno degli obiettivi della classe C Coupé, che è anche in anteprima mondiale qui a Ginevra, che presenta tutte le caratteristiche di classe C ma in versione sportiva, quindi un passo più corto, un telaio ribassato rispetto alle sorelle berline station wagon, anche in questo caso equipaggiamenti di tutto livello fin dall'ingresso in gamma, una vera coupé sportiva che si differenzia molto dalle altre coupé della gamma Mercedes, ma che va a completare verso il basso, quindi poi noi abbiamo CLS e coupé e arriviamo fino al CL con l'8 cilindri rinnovato da poco.